La caccia del domani è oggi. Scegli Federcaccia Umbra per una tutela migliore. Federcaccia Perugia, via Sette Valli numero 133, telefono 075 500 69 62. Federcaccia Terni, zona Fiori numero 3, telefono 0744 40 71 38. Orario uffici, lunedì, venerdì 9.13 e 16.19, sabato 9.13. Il libro Caccia e dintorni, scritto da Vladimiro Palmieri, giornalista pubblicista cacciatore, nato a Gualdo Cattaneo, Perugia, nel bel cuor verde dell'Umbria, approfondisce tematiche importanti, come quelle dell'ambiente, quindi la tutela, l'inquinamento, la caccia come risorsa post-sisma, i tempi, i luoghi e i modi della caccia, la sicurezza, la vigilanza, il ritorno del lupo e la guerra con il cinghiale. La caccia che si intreccia con la cucina, quindi palomba e beccaccia, le migliori ricette a tavola. La caccia fra cultura e industria, caccia come sport e business. La caccia che si tinge di rosa, il tiro a volo umbro fra festa e business, grazie a Caccia Village. Questa pubblicazione si presenta come libro, rivista, Caccia e dintorni. Io non la voglio fare più lunga, ringrazio il dottor Castellani, che penso che non ci sia bisogno di spiegare qual è la sua qualifica, l'ideatore del Caccia Village, che quest'anno compie 10 anni, il dottor Giuliacci, che è un giornalista di una nota emittente televisiva umbra, e il padrone di casa, il dottor Vladimiro Palmieri. Prego. Grazie. Buonasera a tutti, prego, mi alzo in piedi. Vuoi provare? No, ma tanto mi sentite, io parlerò, sarò brevissimo. Veramente io sono di mestiere, faccio di mestiere l'organizzatore di fiere, non l'editore. Come ha ricordato Giovanni, il prossimo anno Caccia Village festeggerà 10 anni di attività. E oggi vorrei sottolineare che sono 10 anni, precisamente 11 anni fa, ho conosciuto Vladimiro e in questi anni mi ha insegnato e mi ha dato delle indicazioni per ciò che riguarda l'organizzazione di Caccia Village. E ricordo con piacere che la prima cosa che lui mi disse in quel quinto o sesto piano della Regione Umbria, adesso non mi ricordo, sesto piano della Regione Umbria, se andiamo ad organizzare la classica manifestazione fieristica solamente commerciale, perché poi le fiere devono avere carattere commerciale, facciamo la fine di altre manifestazioni che sono in giro in Italia. Dobbiamo organizzare una manifestazione che parla oltre di caccia, di cultura venatoria. Questo per me è stato un insegnamento importante, perché se oggi Caccia Village continua a crescere è perché ha un carattere, anche una caratteristica culturale. E da qui nasce il progetto di questo libro. Chiaramente non siamo degli editori, ma abbiamo deciso di investire, principalmente perché con Vladimiro siamo andati, posso dire, al colpo sicuro, vista l'esperienza che ha. Grazie, non ho ancora avuto modo di leggere il libro, lo farò con piacere durante queste festività natalizie, ne approfitto anche per farvi gli auguri. Adesso lascio la parola al direttore Brunetti. Come va, amici? Va bene? Va bene anche senza... perfettiamo. Va bene, meglio così. Meglio così. Allora, io in realtà sono in parte responsabile di questa roba che è uscita, perché allora fino a 2 anni fa, io sembro molto meno vecchio di quello che appaio, cioè in realtà gli anni ce l'ho e sono andato in pensione 2 anni fa dalla direzione del Messaggero e avevo chiesto, voluto e ottenuto la collaborazione di Vladimiro Palmieri, che era anche un grande scocciatore, poi vanno a pubblicare, sempre, grande scocciatore, però no, in realtà era molto appassionato delle cose che scriveva e io ci tenevo molto a pubblicarle, ogni tanto qualche redattore passava e tagliava una frase, che era una parola, facendolo imbufalire, cioè,
perché dice facendo i bufali, anche perché noi non abbiamo tutti una gran conoscenza di caccia, anzi, cioè, mentre lui era preciso, cioè le cose, gli aggettivi mettevano che erano quelli, cioè i riferimenti erano quelli, voglio dire, no? E noi abbiamo verificato negli ultimi 3 anni dalla mia direzione del Messaggero Umbria che tanta attenzione aveva creato questo atteggiamento diverso nei confronti della caccia, che qui viene molto chiarito. L'atteggiamento di chi va a caccia nel rispetto profondo, assoluto, totale dell'ambiente. E va bene, questo già non è una grande novità, ma come, e lo dice uno degli articoli, come un volontario ambientalista, no? Il cacciatore volontario ambientalista, non solo, ancora di più, il cacciatore che fa prelievo venatorio, cioè che aiuta la natura a equilibrarsi, come dire, no? E tutte queste cose i nostri lettori, i lettori del Messaggero, che all'epoca erano tanti, adesso i giornali carta stanno, cioè, siamo andati via migliori, no? Cioè crollano per i fatti loro, i giornali carta non funzionano più. Ecco Massimo Buconi, presidente nazionale del Caccia, applauso. Grazie. Grazie per essere qui. Grazie tanto, eccolo qua. Potenti, ecco, ci fermiamo tutti. Potente informatore. Ciao. Ecco qua. Allora, mentre il presidente si appoggia. Allora, dicevo, poi diamo subito la parola al presidente, Allora, dicevo che è cambiata anche un modo di ragionare sulla caccia grazie agli interventi di Palmieri. Poi adesso ripeto, i giornali carta stanno finendo serenamente, no? Nessuno li compra più, qualcuno li guarda al bar, qualcuno anziano li porta anche a casa, ma siamo sempre meno. Io sinceramente i voi giovani sono cellulare, anche voi sono rete, ecco, io con i miei 63 anni ormai sono rete anch'io, pochissima carta, però è stata una delle soddisfazioni della mia carriera mostrare una faccia diversa della caccia tra tante sciocchezze e tra tante banalità che si dicevano. E tutto merito di Vladimiro Palmieri, pensate, il Messaggero si vantava anche di avere molto un'anima green, specialmente a Roma, in Italia, ma anche a livello locale. E non ci sia stato un lettore che si sia mai lamentato, anzi, moltissimi, no, che dice quelli, ah, fate una rubrica sulla caccia, non si fa più. No, molti l'hanno apprezzata, molti hanno seguito gli articoli che vedete scritti con garbo, con quello che mi piace tanto a me in tutti i settori, con passione, con professionalità, quello di voi giovani d'oggi non c'è più. Passione e professionalità sono due cose che non si abbinano, passione e professionalità e saper dosare anche termini, parole e stile, saper fare polemica quando era il caso con la regione, un paio di volte mi ha fatto anche litigare, ma io già ci litigavo di mio, non è problema. L'assessore Cecchini, hai parlato con quello nuovo, con Morroni? Sì. Ci litigherà anche con lui? È più difficile. Che viene dalla stessa scuola. Ahia, va bene. Litigherà anche con lui prima o poi, però va bene. Intanto ancora c'è. La caccia del domani è oggi. Scegli Federcaccia Umbra per una tutela migliore. Federcaccia Perugia, via Sette Valli numero 133, telefono 075 500 69 62. Federcaccia Terni, zona Fiori numero 3, telefono 0744 40 71 38. Orario uffici, lunedì, venerdì 9.13 e 16.19, sabato 9.13.